Buonasera, buonasera da Giovanni Palisto, bentornati punto e a capo. Domenica 1 dicembre, 31esima giornata mondiale contro l'AIDS, una delle epidemie peggiori della storia. Anche quest'anno una serie di iniziative che coinvolgono tra l'altro la Casa della Speranza di Cremona, che ha ideato in collaborazione con il drop-in della cooperativa sociale di Bessimo tre spot per sensibilizzare sul tema, spot interpretati da operatori e ospiti della Casa della Speranza. Allora, per parlarne vi presento subito le nostre ospiti, a partire dalla dottoressa Adriana Trovati. Buonasera, benvenuta, responsabile del servizio drop-in della cooperativa di Bessimo, che tra poco conosceremo meglio. E poi abbiamo anche la dottoressa Valentina Lobello, educatrice professionale della Casa della Speranza. Buonasera, buonasera. Benvenuta anche a lei. Allora, subito ricordiamo la Casa della Speranza, nata più di 20 anni fa, grazie a un'idea del vescovo Giulio Nicolini, ed è una casa che ospita persone affette da AIDS. Sì, ospitiamo 12 persone, di cui 10 in regime residenziale e 2 in regime diurno, quindi con tempi diversi di percorrenza, insomma, all'interno della casa. Il nostro compito è quello non solo di accogliere, ma anche di aiutare alla convivenza, diciamo, con la malattia, perché non si pensa tanto a quello che è il tema dell'AIDS, che l'opinione comune pensa essere stato debellato, ma in realtà non è così, perché la nostra casa alloggio ha visto in questi anni passare 412 persone. E non sono poche, in rispetto anche al fatto che ce ne sono tantissime altre in lista d'attesa e che quindi avrebbero la necessità di essere accolti da una casa come la nostra. Quindi sulla Casa della Speranza, di cui possiamo vedere anche alcune immagini, se dalla regia ce le mandano, insomma, ha una lunga lista d'attesa. Sì, noi abbiamo sempre delle richieste di inserimenti, ovviamente non possiamo sempre adempiere, insomma, purtroppo abbiamo solo questi posti e adesso al momento sono già tutti occupati dai nostri pazienti. Tutti occupati dai vostri pazienti che, come dicevamo, sono stati, insieme ad alcuni operatori, a cominciare da lei, coinvolti da questa iniziativa che vi ha portato a realizzare tre spot. L'hashtag è HIV, tra l'altro hashtag che vediamo anche in grafica. Scritto volutamente in maniera diversa, ecco, perché siamo abituati a vedere la sigla HIV come qualcosa di spaventoso che ancora oggi, insomma, incute timore. Quindi abbiamo voluto proprio mandare questo messaggio di HIV scritto in una maniera diversa, proprio per sensibilizzare quella che è l'opinione comune. Anche perché HIV ci si sta un po' dimenticando, esatto, appunto, no? Il fatto, esatto, che si dimentichi come si scrive HIV. Si vedrà anche negli spot proprio appunto questo tema, quindi ce lo stiamo dimenticando, è un tema a cui non si pensa. Non è un tema ricorrente. Allora, Adriana Trovati, responsabile del servizio drop-in della cooperativa di Bessimo. Intanto, la cooperativa di Bessimo, cooperativa sociale nata nel 76, che si occupa e opera soprattutto nel campo del recupero e reinserimento di soggetti tossicodipendenti. Tossicodipendenti o comunque persone che hanno problemi di dipendenza. Tra l'altro, vediamo anche da una mappa, la cooperativa di Bessimo ha un sacco di sedi. Sì, abbiamo molte comunità, l'ultima per esempio che abbiamo aperto è una comunità che si occupa anche di recupero di persone con problemi legati alla dipendenza del gioco d'azzardo, perché purtroppo sta emergendo anche questa dipendenza. E tra i tanti servizi che abbiamo oltre le comunità ci sono appunto il servizio che io seguo, che è il servizio appunto del drop-in di Cremona e che è un servizio di riduzione del danno. Ecco, infatti specifichiamo, il servizio drop-in quindi si occupa soprattutto di riduzione del danno, cioè? Questo significa che ci occupiamo ancora delle persone che stanno facendo uso di sostanze o che sono in situazione comunque di fragilità o di grave marginalità, quindi persone che vengono al nostro servizio e che chiedono se ancora stanno usando sostanze, il materiale di profilassi, per cui noi facciamo distribuzione di siringhe, fiale, diamo il Narcan, il naloxone, che è quello che serve per combattere ovviamente il problema legato alle overdose, che purtroppo stanno aumentando sensibilmente in quest'ultimo periodo, e ci occupiamo
occupiamo anche di una parte sociale, che è quella legata al, se una persona entra nel nostro servizio e chiede un aiuto anche per contattare l'assistente sociale oppure per essere accompagnato alle comunità o ai colloqui, ecco, noi siamo sempre presenti. Siamo un servizio quindi sociosanitario, abbiamo anche la presenza di un'infermiera che viene una volta a settimana, per cui si occupa anche dei problemi di ordine sanitario legato all'utenza che afferisce al nostro servizio. E ci occupiamo anche, per questo che abbiamo fatto anche uno spot insieme, di prevenzione HIV, ovviamente, perché quando sono nati questi servizi di riduzione del danno, che sono nati nel lontanissimo 1995, erano nati sulla scorta appunto del fatto che gli utenti tossicodipendenti contraevano il virus HIV perché non avevano un idoneo materiale di profilassi, quindi utilizzavano, per fare un esempio banale, le stesse siringhe, per cui se una persona era sieropositiva infettava l'altra persona. E quindi noi siamo nati per cercare di arginare il problema legato alla presenza dell'HIV nell'utenza tossicodipendente. Adesso nel 2020 ormai l'obiettivo, anche con questa 31esima giornata mondiale contro l'AIDS, è quello di ricordare che l'AIDS continua ad esserci. Anzi, c'è anche una notizia: pensate, nel 2018 circa 320 bambini e adolescenti sono morti ogni giorno per cause legate all'AIDS, 13 bambini ogni ora, è un rapporto pubblicato dall'UNICEF in vista appunto della giornata mondiale contro la malattia del 1° dicembre. Circa 160.000 bambini fra 0 e 9 anni sono stati colpiti dall'HIV, portando il numero totale di bambini in questo gruppo di età che convivono con il virus a oltre 1 milione. Secondo il rapporto, l'accesso delle madri alle terapie antiretrovirali per prevenire la trasmissione del virus ai loro figli è aumentato a livello globale, raggiungendo l'82%, dato in aumento rispetto al 44% di meno di 10 anni fa. Quindi insomma è un fenomeno, è un pericolo che continua a essere ben presente a livello sanitario, un po' meno invece a livello come dire, di percezione nell'ambito dell'opinione pubblica, e sì, questo è il problema. È il problema perché purtroppo le persone non hanno più la percezione della presenza di questa malattia. Ci sono vari motivi per i quali non c'è più la percezione. Per esempio, uno, secondo me, è il fatto che non viene più informata comunque la popolazione dei rischi che si possono incorrere contraendo comunque questa malattia, che comunque è vero che può essere, può portare, se si prendono le idonee, comunque le opportune terapie, si può vivere una vita comunque normale, però è sempre una malattia, e se una persona ne viene a conoscenza comunque a distanza di tempo, è anche più difficile poi intervenire cercando di fare quella che io chiamo proprio una riduzione del danno, in questo caso, perché si tratterebbe proprio di una riduzione, certo, del danno. In più aggiungiamo che non viene fatta prevenzione, soprattutto tra i ragazzi giovani, non viene fatta prevenzione rispetto a questa malattia, c'è molta ignoranza, i ragazzi non sono informati, e infatti dalle ultime statistiche che sono emerse soprattutto in Lombardia, chi arriva ad una diagnosi di AIDS, per cui è già avanti, non è una AIDS conclamato, quindi non c'è, siamo molto più avanti rispetto alla malattia, non è stato diagnosticato il virus HIV, la presenza del virus HIV, sono persone che comunque hanno tra i 25 e i 29 anni, c'è un'incidenza molto elevata nella popolazione giovanile. In più si rimane fermi al pensiero passato che c'era quando io andavo all'università, quindi è passato un po' di tempo, dove chi contraeva questa malattia era o la popolazione tossicodipendente o gli omosessuali o le prostitute. Purtroppo non è più così, certo, ma non è da qualche anno. Chi contrae questa malattia principalmente è la popolazione eterosessuale, quindi siamo tutti a rischio, siamo tutti a rischio. E il fatto di non fare informazione, soprattutto tra i giovani,
sono convinti che comunque è un problema che non toccherà loro. Infatti, sempre da un'indagine che è stata fatta, risulta che soltanto una popolazione, non dico esigua, però c'è un 40% di giovani che non utilizzano assolutamente i contraccettivi, un 60% sì, ma 40% no, e queste sono persone a rischio comunque. Certo. Perché per adesso l'unico modo per non contrarre questa malattia è l'utilizzo comunque del profilattico oppure l'astensione. E allora, occorre portare avanti campagne di sensibilizzazione proprio per tenere alta l'allerta, e tra le tante iniziative che poi tra poco vi anche racconteremo, c'è anche questa degli spot, no? Sì. Quindi sono stati coinvolti, hanno accettato ospiti di buon grado operatori. Gli ospiti della Casa della Speranza, sì. Anche voi? Sì, 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 assolutamente. È stata un'iniziativa simpatica con la quale volevamo, tra virgolette, sdrammatizzare tutta la negatività che gira certo. Attorno alla parola HIV. Allora, il primo che vediamo, ed è il primo della lista, lo dico alla regia, è quello intitolato Non scherzare tu, dove c'è questa persona smarrita che cerca in modo paradossale, vediamo chi. Scusi, ha mica hai visto HIV? Mai sentito. Scusi, ha visto HIV? Scusi, sono di fretta. Scusi, ha mica visto HIV? Non sono di qui. Scusate, avete visto HIV? HIV? Ah, penso che non abiti più qui, eh. Va bene. Grazie. Chi è? Sono Deborah, c'è HIV? Risponde la segreteria telefonica, non siamo in casa. HIV! Scherzare tu! E quindi nessuno lo conosce. Nessuno lo conosce, nessuno ne ha mai sentito parlare, nessuno sa di cosa parliamo, che è un po' quello che succede anche nella realtà. Noi l'abbiamo ironizzato, certo. Però il problema effettivamente gira attorno a questo. Il problema gira attorno a questo. L'altra notizia che volevo dare comunque insomma ci conforta, perché secondo questa notizia calano per la prima volta dopo diversi anni, in particolare dal 2010, le nuove diagnosi di HIV in Italia, scese del 20% rispetto al 2017, sono i dati diffusi dall'ISS, che sottolineano però come siano in aumento le diagnosi tardive, che era un po' quello che si diceva prima. La riduzione, scrive l'Istituto, interessa tutte le modalità di trasmissione, sia eterosessuali che MSM, ed è probabilmente da attribuire in modo principale all'efficacia delle terapie antiretrovirali e alle nuove linee guida terapeutiche che prevedono di iniziare la terapia precocemente dopo la diagnosi. Però il problema è sempre quello, la diagnosi sì. Ci deve essere, sì, esatto, altrimenti è quella che manca. E allora andiamo con la locandina, ricordiamo che anche a livello di sanità pubblica, insomma in occasione anche di questo primo dicembre, insomma l'invito è quello appunto di conoscere l'HIV, di proteggersi e quindi di evitarlo. L'invito per tutti i cittadini a sottoporsi al test, un esame veloce, gratuito e anonimo che consente, in caso di sieropositività, di accedere a cure tempestive con una maggiore possibilità di successo nei trattamenti farmacologici. Vediamo anche il secondo spot. Sì. Il secondo spot che vediamo è Non lo ricordi più, in un duello ispirato al più classico dei Mezzogiorno di Fuoco. Vediamo. Via. Fabbrica italiana automobili Torino. INPS. Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Difficile, NASA. National Aeronautic and Space Administration. Le sai tutte. Una facile per finire. HIV. Oh, è facile. HIV. Non mi ricordo. HIV, non lo ricordi più. Beh, simpatico, complimenti. Una facile per finire, che poi in realtà si è rivelata non essere così semplice, certo. Proprio perché effettivamente tante volte il significato sfugge.
sindrome da immunodeficienza acquisita, no? Era questa la risposta esatta. Esatto, no, giusto per ricordarlo. Oh, naturalmente, dicevamo, anche a livello nazionale si lavora ovviamente per portare avanti campagne di conoscenza, e ricordiamo ancora qualche numero. In Italia sono circa 130.000 le persone che convivono con l'HIV. Nel 2017 sono state 3.443 le nuove diagnosi di infezione, 5,7 nuovi casi ogni 100.000 residenti. Come dicevamo, l'incidenza maggiore appunto fra i 25 e i 29 anni, e c'è stata anche quest'anno naturalmente una campagna ufficiale promossa dal governo, dal ministero, con alcuni testimonial d'eccezione. E allora vediamo la youtuber Sofia Viscardi come interpreta questo messaggio. L'HIV e le malattie sessualmente trasmissibili riguardano tutti. Usa il preservativo. Proteggi te stesso e gli altri. Con l'HIV non si scherza. Info su salute.gov.it. La campagna 2019 affronta i temi della prevenzione e dello stigma. La maggior parte della popolazione ancora percepisce l'HIV come un problema altrui. E invece l'HIV e le infezioni sessualmente trasmesse riguardano potenzialmente tutti se non si adottano comportamenti responsabili e di prevenzione. E questo insomma è importante. A proposito, dicevamo che oltre a questi tre spot, noi ne abbiamo visti solo due, quelli realizzati appunto da Casa della Speranza insieme alla cooperativa di Bessimo, ci sono altre iniziative. Beh, intanto domenica 1 dicembre ci sarà alle 16.30 alla Casa della Speranza un incontro con il Vescovo. Esattamente. Un momento così. Ogni anno ci riserviamo un momento di riflessione su questo tema. E quindi anche quest'anno ospiteremo il Vescovo. Bene, bene, bene. Poi ci sono altre iniziative, per esempio il 6 dicembre alle 19 all'Arcigay di Cremona, sì, una serata dedicata alla sensibilizzazione sul tema dell'HIV e alla somministrazione del test salivare. Interverranno gli operatori del SERD e della cooperativa sociale appunto di Bessimo. Ci sarete anche saremo voi, ancora quindi presenti. Sì, saremo ancora presenti. Importante è che viene somministrato anche il test salivare. Di questo so poco, a dire la verità, cioè come funziona. Praticamente è da qualche anno che si può utilizzare questo test salivare praticamente come un tampone che viene fatto all'interno della bocca, viene strisciato un attimo e dopo 20 minuti si ha una risposta, perché il virus dell'HIV è presente anche a livello comunque della saliva, anche se non è trasmissibile. Ricordiamo il famoso bacio dell'immunologo Ferdinando Aiuti, vado a memoria. E infatti non è con questo scusate un attimo, ho un vuoto di con memoria. Con questo virus? Con questo test. Con questo test in 20 minuti si ha la risposta. Si ha la risposta, poi dopo si viene inviati ad eseguire il test, quello che si faceva una volta, per cui il prelievo ematico che conferma o meno per sicurezza la diagnosi che viene fatta con il test salivare, che però è sicuro al 99%, quindi... Ed è un test che può fare in questa occasione, ma si può fare anche autonomamente? Sì, ci sono anche dei kit che vengono venduti in farmacia, cioè chiunque se lo può acquistare, però dopo deve avere comunque sempre, nel caso di esito positivo, una risposta da un servizio che sia autorizzato, oppure c'è il SERD appunto di Cremona che permette di fare la somministrazione di questo test in modo gratuito o anonimo. E quindi è possibile accedere, basta telefonare al numero che... Quindi diciamo che l'invito è che insomma nei confronti delle persone che potrebbero avere, come dire, comportamenti a rischio di effettuare appunto questo test per evitare insomma... E di utilizzare sempre comunque il contraccettivo in caso di... E su questo tema vediamo anche l'ultimo spot di oggi, sempre spot nazionale, promosso dal Ministero, con Dario Vergassola, e quindi insomma non si può che sorridere sul tema. Vediamo.
C'hai l'attaccatura alta, però non stai male. Vero. È bello essere un sex symbol. Ragazzi, dobbiamo far passare il messaggio sull'HIV, che bisogna proteggersi, capito? Ma poi mi stai facendo il buco qua, cioè, capito? No, ti compro un neo. Insomma, l'HIV va combattuto in tutti i modi, bisogna proteggersi, e soprattutto non sono le categorie che sono a rischio, ma sono i comportamenti che sono a rischio. Per esempio, avete avuto rapporti sessualmente non protetti? Io no. No, neanche io. Ah no? Perché tu dici... Io dovessi fare il test. Sì, no. Il test, sì. Io nel lontano 1945, quando i tedeschi bombardavano, sì, una sera sono finito in un posto. Test. Però lei dormiva. Dai, fai il test. Scusate, volevo dire che io, insomma, cazzeggio e basta, però sull'HIV sono molto serio, perché una roba seria va presa sul serio, non esistono categorie a rischio, ma solo comportamenti a rischio, quindi bisogna usare il preservativo. Fate come si fa, così, prendi il preservativo e ti faccio, proprio, vado a esagerare. Questi sono per i gavettoni, questo lo uso, Vabbè, con Dario Vergassola non si può che... sorridere. Prima di salutarvi vi ricordo un ultimo appuntamento, l'8 dicembre domenica alle 18 in occasione della partita Vanoli Virtus Bologna alla Palaradi. Verrà lanciata la campagna di sensibilizzazione e di prevenzione con la distribuzione di materiale informativo. E poi ancora le scuole, importante, sì. Dal 1 al 15 dicembre all'Istituto Ghisleri, il SERD, effettuerà un intervento mirato all'informazione e sensibilizzazione degli studenti delle classi. Il 29 quarte. Di novembre saremo presenti alla stazione dei pullman dei treni nelle vie limitrofe, distribuendo anche in questo caso volantini informativi, opuscoli informativi e materiale di profilassi, sempre alla popolazione giovanile. Benissimo, allora grande informazione, grande prevenzione per combattere l'AIDS. Grazie alle nostre ospiti per averci ricordato l'importanza di questa campagna. Grazie dunque ad Adriana Trovati, responsabile del servizio drop-in della cooperativa di Bessimo, e grazie a Valentina Lubello, educatrice professionale della Casa della grazie Speranza. Grazie. Grazie per averci seguito, arrivederci. Per vedere questo programma, scarica l'app o vai su cremona1.it.